L'ultimo presentatore, l'ultimo speaker della giornata è Salvatore Cimmino, che è testimone di quello che le tecnologie possono fare per tutti quanti noi. Salvatore Cimmino è uno sportivo, nonostante abbia avuto dei problemi fisici, ed è uno sportivo eccezionale. Lui oggi ci dimostrerà che cosa le tecnologie possono fare per quelli che hanno dei difetti fisici, ma soprattutto ci dimostrerà la sua forza nell'affrontare delle sfide grandissime. Buongiorno a tutti, e prima di iniziare inizierò facendovi vedere un filmato di 4 minuti più o meno. Voglio ringraziare il professor Cervone e il professor Negri che mi hanno voluto qui, e soprattutto li ringrazio soprattutto perché stamattina conoscete un progetto a cui a me è molto caro, che è volto appunto a far conoscere quelle che sono oggi le potenziali e l'efficacia della tecnologia rispetto a una persona che vive con una disabilità. Si può abbassare un po' la luce? Grazie. Nuotando provo sensazioni straordinarie. Torno ad avere tutte e due le gambe. Torno a correre. Non ho impedimenti né fisici né mentali. Vorrei che nel mondo tutti potessero correre insieme. Grazie per avermi ascoltato. Grazie alla missione. Quello che state per assistere è un'esperienza straordinaria. Se ripenso agli inizi, a quando l'idea di attraversare a nuoto i mari del globo cominciava a frullarmi per la testa, ho come la sensazione di aver vissuto un sogno. E il sogno realizzato non sta nell'aver portato a termine un'impresa certamente faticosa, ma comunque non impossibile, sta nel risultato raggiunto in termini umani. In questo periodo ho scoperto persone specialissime, pieni di entusiasmo e testimoni reali della parola solidarietà. Trovare persone con cui poter condividere un progetto costituisce già di per sé una vittoria. E in questo momento io mi sento un vincitore. Ed è nello sport, in questo ambiente sano e meraviglioso, che per la prima volta ho capito che davvero la diversità può e deve rappresentare un valore. So
Il principio che non mi stancherò mai di ripetere è che la diversità sempre in ogni contesto costituisce un arricchimento, una risorsa. Abbattiamo le barriere mentali e una volta fatto questo il resto verrà da sé. So if I were you, I'd have all that soul trust. Two thousand years now, and in that water. Two thousand years, sunk like ghosts on. Desperately reaching for nets that the fishermen would throw. I'm trying to find a little bit of hope. Me, I was holding all of my secrets soft and hidden. Per un mondo a misura di tutti, per un mondo senza barriere e senza frontiere. Se da una parte la tecnologia e la scienza hanno fatto passi da gigante, non possiamo dire altrettanto delle nostre coscienze, della nostra consapevolezza. Il risultato di questa mancata evoluzione trae origine da un egoismo sempre più diffuso, imputabile alle difficoltà nelle relazioni, alle guerre, alla violenza dilagante, alla povertà, alla paura di vivere. Quello che dobbiamo affrontare, la vera sfida che ci attende, è di scegliere il nostro futuro, di prendere come esseri umani le decisioni giuste per il bene comune. Siamo chiamati in questo difficile momento storico a decidere per il destino della vita, del nostro pianeta, per creare una società equa e giusta, caratterizzata dalla pace e dal dialogo. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno. La maggior parte delle persone con disabilità, quando si sveglia la mattina, ha grandi difficoltà nel pianificare una giornata. Spesso è costretta ad accontentarsi dalla semplice immaginazione. I motivi di questa triste realtà li conosciamo molto bene. Mancano i dispositivi protesici e gli ausili corrispondenti alle proprie esigenze. Le abitazioni sono spesso inospitali perché sono sprovviste, per esempio, di ascensori per entrare e uscire. In più, se penso agli adolescenti, sappiamo che in alcune zone del nostro paese le scuole sono architettonicamente inaccessibili e in casi ancora più gravi mancano gli insegnanti di sostegno. E tutto questo accade perché il progresso non è distribuito equamente, non è accessibile a tutti. Sono molto onorato questa mattina di essere qui insieme a voi. La vostra università, la Sapienza, ha una grande e importante tradizione nel mondo e le finalità che si prefigge sono condivisibili e importanti. Voglio qui ricordare il vostro contributo, volto alla ricerca e al miglioramento della qualità della vita. Mettere a disposizione degli altri le proprie competenze, il proprio sapere e il proprio operato definisce uno stile di vita speciale, aperto, accogliente, attento alle difficoltà
e alle esigenze delle realtà più diverse. È importante che persone come voi, organizzate in strutture storicamente radicate, agiscano in questa nostra società, caratterizzata troppo spesso invece da indifferenza e scarsissima attenzione alle reazioni con l'altro. Poter quindi condividere il mio progetto diventa questa mattina quanto mai importante e significativo, proprio perché sento da parte vostra interesse vero e partecipazione profonda ai temi che ormai da qualche anno porto avanti con determinazione e speranza. Vivere da disabile in Italia non è stato e non è facile. Sono innumerevoli le difficoltà e le fatiche che quotidianamente ci troviamo a dover affrontare. Difficoltà dovute quasi sempre ad un'organizzazione della società che non tiene conto dei bisogni più elementari di una minoranza che infatti il più delle volte rimane inascoltata. Da molti anni ormai porto avanti un progetto che si chiama Nuoto nei mari del globo per un mondo senza barriere e senza frontiere, attraverso il quale cerco di sensibilizzare l'opinione pubblica su una questione importantissima, ma paradossalmente pressoché ignorata dalla politica, e cioè l'adeguamento del nomenclatore tariffario, delle protesi e degli ausili. Sappiamo tutti molto bene di che cosa si tratta. Questo elenco, dall'anno della sua nascita, il 1992, non è mai stato modificato. E tra l'altro ricordo sommessamente che per legge questo documento andrebbe aggiornato ogni 3 anni. Ma tant'è, non sono molte le voci che si sono levate per denunciare questo incredibile scandalo. Questo mancato aggiornamento, come intuitivo, comporta una serie di nefaste e mortificanti conseguenze. Mentre il mondo scientifico progredisce, raggiungendo risultati entusiasmanti dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, la persona con disabilità si ritrova ad usufruire di ausili che magari nel 1992 erano all'avanguardia, ma che oggi, dopo anni e anni, si rivelano nei migliori dei casi semplicemente obsoleti. Mi pare di non esagerare se dico, da persona con disabilità, che la mia dignità di persona, grazie a questa totale disattenzione da parte dello Stato, viene quotidianamente calpestata. I progressi della ricerca, se messi a disposizione di tutti, consentirebbero un netto miglioramento della qualità della vita e di conseguenza l'avvio di un serio e reale processo di inclusione dei disabili nella società. La sensazione che ho avuto in tutti questi anni in giro per l'Italia e per il mondo è che in realtà la società civile sia molto più avanti rispetto alla politica. Ho incontrato sempre persone estremamente disponibili all'ascolto e impegnate in processi di inclusione e accoglienza. Anche da parte degli enti locali non è mai mancata la volontà di collaborazione. Mi chiedo allora il motivo di questo assurdo ritardo che immagino costi molto allo Stato, perché non si limita a mortificare i disabili, ma blocca in realtà anche un intero comparto che comprende rivenditori e produttori, senza considerare l'assurdo divario che si viene a creare tra la scienza è il mondo della disabilità, che invece nell'interesse di tutti, di tutto il Paese, dovrebbe poter usufruire di tutti i progressi derivanti dalla ricerca. Tutti noi, io credo, perseguiamo un obiettivo comune. Desideriamo infatti che a livello globale si riesca a raggiungere un accordo
su nuove azioni concrete per prevenire un giorno mettere fine alla prigionia delle persone con disabilità, liberando la nostra società da tutte le barriere architettoniche, sociali e mentali che ancora oggi impediscono i diritti fondamentali come la mobilità, l'indipendenza, l'istruzione, il lavoro, in una parola, il diritto di cittadinanza. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno sono oltre 1 milione le amputazioni che vengono eseguite a causa del diabete. Ogni 30 secondi a causa del diabete a una persona gli viene amputato un arto inferiore. Ogni 30 secondi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i numeri dei nuovi casi di cancro salirà da 14 a 22 milioni nei prossimi 2 decenni. Sempre secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le malattie rare sono circa 6.000 e di queste l'80% ha origine genetica. E secondo stime recenti, nei 25 paesi dell'Unione Europea sono 30 milioni le persone affette da una malattia rara. In Italia ne sono circa 2 milioni e il 70% sono bambini. Questi numeri spaventosi ci inducono a riflettere sulla necessità di coinvolgere e responsabilizzare maggiormente i governi di tutto il mondo sulle questioni riguardanti la loro accessibilità, fruibilità del patrimonio tecnologico per l'autonomia delle persone con disabilità, attraverso la ricerca, lo sviluppo e l'industrializzazione delle protesi e degli ausili intelligenti. Conoscete ormai la mia storia. Sono disabile dall'età di 14 anni e nel corso della mia esistenza, fino ad oggi che ne ho 51, ho naturalmente avuto come tutti alti e bassi, ma il problema in più, come ovvio, è stato sempre rappresentato dalle condizioni di partenza. Io credo che una società, per dirsi civile, debba porsi come obiettivo principale il benessere delle persone che ne fanno parte, valutandone i bisogni e accogliendone le esigenze fondamentali. Ma il processo che io intendo è un processo essenzialmente culturale. Non c'è politica che tenga, non c'è regola scritta che possa risultare efficace e risolutiva se non si riesce prima ad arrivare alla coscienza, alla formazione psicologica e morale dei cittadini. Intendo dire in sostanza che tutti i discorsi sull'accoglienza, sull'integrazione, sulla comprensione risulteranno vani e vuoti se non sono accompagnati da una reale modifica profonda e radicale del senso di cittadinanza e di appartenenza. E sono convinto che proprio partendo da incontri come questo sia possibile intervenire nel profondo delle coscienze, socializzare le esperienze, analizzare le situazioni, parlare e confrontarsi. Tutto questo rappresenta l'unico esercizio possibile per inventarsi una società nuova, per trasformare il nostro pianeta un luogo per tutti e di tutti. Grazie per l'attenzione. Grazie a Salvatore per questa presentazione, questa testimonianza che ci ha voluto fare. Siamo stati colpiti da tutto quello che ci ha detto e speriamo che le cose migliorino. Prima abbiamo il programma è praticamente finito, però prima che ve ne andiate vorrei che vi uniste con me
un applauso a chi poi ha organizzato questi FISF Doc per davvero. E che sono il professor Rodolfo Negri, che è il segretario della Federazione Italiana di Scienze della Vita, e la signora Marina Nobilio, che ha portato la segretaria. Allora, grazie e ci vediamo sicuramente l'anno prossimo. Vi ricordo che potrete trovare i materiali filmati sul sito della FISB, anche in YouTube verranno prodotti presto. Grazie.